La fumata bianca è giunta al principio di novembre ed ora, a 7 giorni dallo start, la provincia di Bergamo è pronta ad ospitare l'atteso Rally di Monza, ultima tappa del Mondiale Rally 2020. Sabato 5 dicembre le sorti della competizione automobilistica iridata verranno infatti decise nelle valli orobiche sulle strade di Selvino, Gerosa e Costa Valle Imania. L'ultimo appuntamento è stato ridisegnato a causa della pandemia. La maggior parte delle frazioni al giovedì e alla domenica avranno luogo all'autodromo di Monza, ma le prove speciali avranno come protagonista la provincia bergamasca e saranno 3 tutte da ripetere 2 volte per un totale di 120 km complessivi su percorsi assai conosciuti dagli appassionati e che hanno contraddistinto negli anni scorsi i rally di fattura orobica. La Selvino non dovrebbe limitarsi alla classica salita da Nembro, tipica della ronda Città dei Mille, ma sarà una frazione allungata da 26,5 km. Le altre due, la lunga Costa Valle Imania, 22 km, Camuno, Ilario Bondioni su Peugeot 208 RC4, coadiuvato da Sofia D'Ambrosio.